Benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura entriamo nelle carceri abruzzesi, che sono pressoché tutte sovraffollate, dove i detenuti sono costretti a vivere in condizioni disumane. La CGIL ha visitato il penitenziario Pescaresi a seguito dei drammatici fatti di cronaca e continua a suscitare polemiche anche la sperimentazione sui detenuti teatini ad opera dell'Università d'Annunzio. Il resoconto nel nostro servizio. I detenuti nelle carceri abruzzesi sopravvivono ammassati in condizioni disumane. Nel carcere di Pescara attualmente vi sono 403 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 270. Nelle altre carceri abruzzesi, invece, secondo gli ultimi dati dell'associazione Antigone, risalenti a giugno 2018, in quello di Avezzano erano stati contati 70 detenuti a fronte di una capienza di 53, in quello di Teramo 380 su un massimo di 255 e nel 2017 in quello di Sulmona 411 per una capienza di 304. Nel carcere dell'Aquila è stata svuotata la vetusta sezione di alta sicurezza, dove comunque si ripercuotevano le estreme condizioni riservate ai detenuti sottoposti a 41 bis, come l'isolamento totale, l'interdizione all'ora d'aria, le limitazioni della posta e dei colloqui familiari e con gli avvocati. L'estate scorsa, nella sezione aquilana S2, alcune detenute avevano aderito a uno sciopero della fame, denunciando condizioni detentive ai limiti della tortura. La situazione più allarmante, a stare alle notizie che scavalcano i recinti del penitenziario, è quella del carcere di Pescara. Qui a dicembre due detenuti hanno dato fuoco a un materasso e a gennaio un altro ha tentato di aggredire un poliziotto. 20 giorni fa alcuni detenuti sono stati trasferiti al pronto soccorso in seguito ad eventi critici di cui non è dato sapere altro. E ancora il mese scorso un detenuto, in segno di protesta, ha deciso di inchiodare il suo scroto a uno sgabello. Un altro in isolamento ha distrutto la finestra della cella per poi ingoiare pezzi di vetro e ferro. E poi ce n'è stato un altro che ha protestato riuscendosi ad arrampicare sul tetto. Alla luce di questi eventi, di cui si riceve notizia solo parzialmente diversi giorni dopo i fatti, alcuni esponenti della CGIL hanno visitato il penitenziario di San Donato. Un aneddoto che ci è rimasto impresso, che ci hanno raccomandato, è che banalmente in una cella in cui abbiamo 8 detenuti e un unico bagno, la mattina non sono infrequenti le litigate e le risse per chi debba andare prima in bagno al risveglio. Pare una banalità, ma l'espletamento dei bisogni fisiologici in un contesto di quel tipo diventa estremamente drammatico. Abbiamo trovato delle situazioni complesse anche da un punto di vista di rispetto della normativa per quanto riguarda la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Riteniamo che ci siano delle violazioni per quanto riguarda i diritti dei detenuti, tant'è vero che abbiamo scritto e sensibilizzato anche sia il garante regionale che il garante nazionale affinché valuti anche un'ispezione. Ci rendiamo conto che siamo seduti su una polveriera in cui corriamo il rischio che la cronaca prima o poi ci travolga e ci porta a fatti più drammatici se non interveniamo. Riguardo il carcere di Chieti, invece, dove il 10 gennaio un detenuto ha tentato di uccidersi, continua a far discutere la sperimentazione ad opera del garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi e dell'Università d'Annunzio. La ricerca, in cui Cifaldi è impegnato in doppia veste, sia come garante che come professore della d'Annunzio, prevede che i detenuti siano sottoposti alla visione di alcune immagini e per questo i detrattori l'hanno definita cura Ludovico, come quella del celebre Arancia Meccanica di Kubrick. Inoltre la sperimentazione si propone di verificare, in odor di lombroso, il rapporto tra l'aggressività e la fisionomia, tramite ad esempio esami posturali e odontoiatrici. Per il progetto quantomeno inquietante, Cifaldi è stato anche richiamato dal garante nazionale Mauro Palma. La ricerca, ha dichiarato il garante nazionale, avrebbe caratteristiche inaccettabili e in contrasto con gli standard del Comitato Europeo contro la tortura. Pensiamo che prima di pensare e di attivare percorsi, come dire, pseudoscientifici, sarebbe il caso di riflettere e di investire sulla qualità della vita, che molto banalmente sarebbe sufficiente garantire al personale condizioni di vita dignitose ed adeguate al contesto odierno. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha denunciato di aver subito minacce da un consigliere regionale durante il Consiglio di ieri. La minaccia sarebbe stata ascoltata anche attraverso lo streaming del Consiglio e dei fuori onda. Paolo Rezzetti. Vicepresidente Pettinari, lei attraverso i social ha fatto una denuncia, nelle ultime ore ha parlato di minacce subite ieri nel corso del Consiglio regionale, minacce che sarebbero arrivate e lei che avrebbe ricostruito attraverso lo streaming il fuori onda del Consiglio regionale che lei stava presiedendo ieri.
Sì, è una cosa gravissima, io sono amareggiato e veramente distrutto anche, perché tutto mi sarei immaginato, ma non di ricevere minacce all'interno dell'assise regionale. Sono minacce di percosse esplicite nei miei confronti, cioè un consigliere nello specifico di centrodestra e dice di volermi picchiare, menare, dare e quindi percosse. Questa è una cosa gravissima, è un fuori onda, ma è tracciato nello streaming del Consiglio regionale, la registrazione ufficiale del Consiglio regionale. Sono rimasti i microfoni accesi e quindi alle mie spalle, mentre presiedevo, hanno colpito me come persona, perché comunque è una violenza inaudita, verbale, nei confronti di un collega, minacce di percosse, ma anche me come istituzione. Io ero presidente del Consiglio in quel momento, stavo presiedendo l'assise, quindi io sono profondamente amareggiato. Ricevere minacce, pensare di ricevere minacce anche dei propri colleghi in Consiglio regionale, grave. Io che cosa sto facendo in queste ore? Sto scrivendo una lettera al Presidente del Consiglio, perché l'autorità, chiedendo di convocare l'ufficio di presidenza e di mettere come primo punto all'ordine del giorno la trattazione di questo caso per gli adempimenti di conseguenza, perché è l'ufficio di presidenza. Poi cercherò di tutelare anche la mia immagine come ritengo opportuno. Vento a 175 km orari sul Gran Sasso, a quota 2.433 metri sul livello del mare. La raffica è stata registrata al rifugio Franchetti questa mattina intorno alle 10.30. Il vento si è poi relativamente calmato, viaggiando però attualmente sugli 80 km orari. Sono tante le chiamate arrivate al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo. Diverse squadre sono intervenute in tutto il teramano per alberi caduti, tegole o calcinacci. Problemi si registrano anche nella zona centrale di Campli, con alberi e tegole cadute, mentre a scopo precauzionale è stata chiusa al traffico la strada dietro alle mura cittadine per evitare rischi. Il comune di Montorio al Vomano ha invitato i cittadini a restare a casa. A Scafa invece un albero è caduto su 3 autovetture, fortunatamente senza provocare feriti. A Cugnoli, sempre nel Pescarese, un incendio si è avvicinato al centro abitato e ha lambito alcune abitazioni, interessando anche dei giardini privati. Alcune persone sono state trattate sul posto dal personale sanitario per lo spavento. Il rogo comunque è stato poi domato dai vigili e la situazione è tornata sotto controllo. Cambiamo argomento ora. La prefettura di Teramo ha convocato per giovedì prossimo un incontro con le parti interessate per affrontare la difficile vertenza dell'ATR di Colonnella. Per oltre 100 lavoratori dell'azienda della Val Vibrata si prospetta un futuro occupazionale incerto. I sindacati infatti temono una drastica riduzione delle maestranze. Ascoltiamo Tania Bonici Castelli. Sarà affrontato da un tavolo istituzionale la difficile vertenza dell'ATR di Colonnella. La prefettura di Teramo infatti ha convocato un incontro urgente tra la proprietà e i sindacati per trovare una possibile soluzione all'attuale crisi che sta vivendo l'azienda e di conseguenza i suoi dipendenti. La scorsa settimana c'era stato l'ennesimo sciopero di 8 ore con picchetto dei lavoratori davanti ai cancelli dell'ATR. Intanto, per protestare contro il mancato pagamento delle mensilità di luglio e dicembre 2019, ma soprattutto per la mancanza di prospettive di lavoro. Per un centinaio di dipendenti è stata prospettata la cassa integrazione a 0 ore per la necessità, a detta della proprietà, della messa a norma dei capannoni. I sindacati sospettano invece che sia un modo per ridurre le maestranze e per questo hanno richiesto con determinazione un tavolo di trattative in prefettura con la partecipazione delle parti interessate per far chiarezza sulle prospettive future. Sull'argomento è intervenuto polemicamente Paolo Tribuiani, coordinatore PD della Val Vibrata. Davanti alla fabbrica a portare solidarietà, dichiara Tribuiani, c'erano presenti diversi rappresentanti del mondo politico e istituzionale. Il consigliere Dino Pepe, che da tempo segue la questione, l'onorevole Zennaro, il sindaco di Colonnella, che ha promesso la massima celerità per le competenze che attengono al comune. Assenti ingiustificati per Tribuiani, l'assessore al lavoro Fioretti, il sottosegretario alla presidenza Umberto De Annuntis e il consigliere regionale della Lega Emiliano Di Matteo. Il Partito Democratico della Val Vibrata, insieme ai suoi circoli territoriali, esprime la massima solidarietà ai lavoratori e auspica la celere risoluzione della vicenda e che soprattutto ricevano al più presto quanto loro dovuto.
Andiamo ora a Pescara, dove domani si terrà l'incontro sulla questione dell'autovelox di Bussi. Sono stati decine i ricorsi degli automobilisti multati dalla macchina per la rilevazione della velocità, alcuni di loro già accolti. Daniela Rosone. Un vertice per fare il punto sulla questione autovelox di Bussi è stato fissato per domani, mercoledì 5 febbraio, nella sede della Prefettura di Pescara. L'iniziativa arriva dopo l'appello del sindaco di Navelli, Paolo Federico, e commissario della comunità montana Montagna, che aveva chiesto l'intervento delle istituzioni per cercare di trovare soluzioni sui tanti multati da parte dell'autovelox installato sulla statale 153 nel territorio comunale di Bussi sul Tirino. Quando le istituzioni ci ascoltano, ha commentato Paolo Federico, è sempre una soddisfazione. Ora lavoriamo per puntare ad ottenere dei risultati concreti, cercando di porre rimedio a quelle situazioni spiacevoli e per certi versi ingiuste che si sono venute a creare con l'installazione dell'autovelox. La comunicazione dell'incontro mi è stata fatta dal prefetto dell'Aquila, ha detto Federico, la dottoressa Cinzia Torraco, e convocata formalmente dal prefetto di Pescara, la dottoressa Gerardina Basilicata, che ringrazio per la sensibilità mostrata. La riunione era stata sollecitata con una lettera ai vertici della regione, provincia e prefetti delle due province. Nella stessa si metteva in evidenza come le multe erano state fatte a cittadini che viaggiavano di poco sopra i limiti di velocità, che si spostavano per problematiche inerenti alla salute e il lavoro e quindi hanno percorso più volte la strada. Il fatto che l'autovelox per qualche tempo non era visibile dagli automobilisti perché coperto dalla vegetazione spontanea. Tantissimi peraltro gli aquilani che sono stati multati e il giudice di pace anche su questo è già intervenuto, come spiega l'avvocato Ludovici. E sono state accolte le prime istanze di sospensiva delle multe da parte di alcuni giudici di Pescara che stanno seguendo il caso dei ricorsi contro il famigerato autovelox di Bussi, e sicuramente il fatto che siano state accolte queste istanze di sospensione inaudita altra parte, cioè senza ancora che si sia svolta l'udienza pubblica, è sicuramente un passo avanti e sicuramente fa ben sperare i ricorrenti che si sono visti appunto accolto queste istanze di sospensione. E sempre a Pescara il capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli e l'assessore Nicola Dinisio questa mattina sono stati in visita all'ospedale di Penne per capire il perché di alcuni ricoveri più lunghi rispetto a quelli del Santo Spirito, ostruendo la collaborazione fra i due ospedali, soprattutto per quanto riguarda i reparti di geriatria e medicina. Il servizio a cura della redazione di Vestina News. Massimiliano Pignoli oggi in visita presso il presidio ospedaliero di Penne, ecco, vi siete voluti accertare dei ricoveri che in alcune occasioni secondo voi durano più del previsto? No, secondo noi, secondo i numeri, siamo venuti praticamente in missione dalla direzione sanitaria, praticamente l'ospedale civile di Penne è diventato medicina e geriatria un reparto a lungo degenza, questo non può essere, per cui interpreteremo l'assessore e il direttore generale facendo funzione il dottor Caponetti di questa situazione, perché mentre a Pescara ci sono persone in geriatria e medicina che stanno praticamente lungo i corridoi, a Penne si permettono tra virgolette il lusso di tenere pazienti ricoverati mesi e mesi. Questo non può essere giusto, perché si è esseri umani sia a Pescara che a Penne, ma la stessa cosa il prossimo viaggio sarà fatto a Popoli, per cui sarà una battaglia lunga politica che ho già iniziato a fare da alcuni anni in consiglio comunale a Pescara, già con un consiglio comunale straordinario per il sovraffollamento di geriatria e medicina. Fino a quando non verrò sistemati quei reparti io non mollerò. La soluzione la lasciamo a chi lavora ai vertici della direzione generale. Noi oggi siamo venuti qui per questo grave problema che ci hanno rappresentato e ringraziamo il primario che ci ha ricevuto, ma ci aspettavamo risposte molto più concrete. Aspettavamo una risposta molto più concreta. E noi non molliamo, anche per il rispetto di tutte quelle persone che oggi non hanno un posto letto sia in geriatria che in medicina, e quindi sicuramente chiameremo a rispondere anche l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, ma questo voglia essere una collaborazione anche per i cittadini di Penne, di Pescara e di tutto il territorio. Il calo delle iscrizioni alle scuole mette in pericolo il futuro dell'istituto paritario Eugenia Ravasco di Pescara. Questa mattina sit-in di genitori e professori. Paolo Renzetti.
Questa mattina c'è questo sit-in nei pressi dell'istituto Eugenio Ravasco di Viale Bovio a Pescara. Quali sono i motivi di questa protesta, di questa manifestazione? C'è stata una notizia allarmante che non sappiamo bene da chi è arrivata, che ci dichiarava che la scuola sarebbe stata chiusa. Ovviamente io sono preoccupata da genitore, perché questa per noi è una scuola unica. Mio figlio frequenta un liceo sportivo di indirizzo pedagogico e non ce ne sono altre all'interno della nostra città di Pescara. Ho avuto in precedenza una figlia che si è diplomata qui, che ha avuto ottimi risultati, quindi credo fortemente nella competenza e nelle capacità di questo istituto. Avete parlato con i vertici della scuola? Abbiamo parlato con i vertici della scuola, che ci hanno garantito la continuità didattica, quindi da domani i nostri studenti, i nostri figli entreranno a scuola. I professori sono prontissimi a riceverli, ovviamente, a continuare con garanzia, a dare garanzia al piano didattico. Come mai questa mattina qui questa protesta davanti ai pressi della scuola? Per evitare che comunque, non la chiusura, ma per evitare che i cicli già iniziati abbiano l'obbligo di terminare i loro studi altrove. È stato lanciato questo allarme da chi? Perché? La preside ha avvisato i professori sabato mattina e i genitori delle famiglie che non fossero comunque degli ultimi anni sabato pomeriggio. E noi infatti oggi stiamo mobilitando per il semplice motivo che ci è stata negata l'assemblea d'istituto per parlarne, e allora stiamo facendo una manifestazione appunto per questo, perché comunque dobbiamo far conoscere il nostro dissenso e il fatto che noi, seppur essendo rappresentanti all'istituto, stiamo rappresentando tutti quanti gli studenti, anche quelli che oggi non ci sono, ma tutti quanti, anche gli ex alunni che comunque non vogliono che questa scuola finisca così. Abbiamo paura per il futuro, perché questa scuola va avanti da 90 anni e ci è stato privato il nostro futuro, anche a noi del quinto anno, di comunque tornare nella nostra casa, perché questa non è solo una scuola, non sono solo mura, ma una famiglia. Siamo pochi e siamo tutti uniti e lo stiamo dimostrando qui davanti. Avete parlato con la madre superiore? Con la madre superiore no, perché è a Roma, ma oggi abbiamo parlato con la preside e niente, noi siamo qui tutti uniti, perché come è giusto che noi concludiamo quest'anno con il nostro esame di Stato, anche gli altri anni lo devono fare. E adesso il folklore. Il 3 febbraio si celebra San Biagio, martire protettore della gola. A Lanciano si è ripetuto il rito dell'unzione nella chiesa dedicata al santo, con la partecipazione di centinaia di fedeli. Vediamo. 3 febbraio, nel nome di San Biagio, martire protettore della gola, per la nota leggenda secondo cui avrebbe guarito miracolosamente un bambino che stava soffocando a causa di una lisca di pesce. Si celebra il giorno dopo la festa della Candelora. Devozione forte e suggestione e partecipazione del rito della benedizione della gola, in un culto parte integrante di una tradizione popolare che abbraccia luoghi diversi e si basa su una ritualità concreta e su un sentimento di vicinanza a un santo noto alla Chiesa cattolica e a quella ortodossa, vittima di uno degli episodi di martirio più atroci della storia, scorticato vivo con dei pettini di ferro, quelli che venivano usati per cardare la lana, dunque anche il protettorato dei cardatori. A Lanciano, dove è santo e dedicata la chiesa più antica della città, nel quartiere storico di Lanciano Vecchia, centinaia di fedeli sin dal mattino si recano in pellegrinaggio, ricevendo benedizione e protezione contro i malanni di gola. L'arcivescovo Emidio Cipollone, dopo la Santa Messa, ha dato il via al rito dell'unzione, accompagnato dalle candele benedette, simbolo di luce che illumina i momenti di disperazione e di sconforto. All'esterno della chiesa, come da tradizione, non sono mancati i tipici tarali di San Biagio, nella versione all'anice o in quella con lo zucchero. Come ho detto nella mia omelia, San Biagio è lontano da noi nel tempo, perché è vissuto nel IV secolo, nel 300, e nello spazio, perché era vescovo di Sebaste in Armenia. Eppure la sua presenza è vivissima nel cuore di tanti credenti, in modo particolare qui nel nostro Abruzzo, nella nostra Frentania. È grandissima la devozione a questo santo e le numerosissime persone che oggi qui nella chiesa a lui dedicata, che è la chiesa più antica di Lanciano fra l'altro, vengono a farsi ungere la gola, ne danno testimonianza. Ed eccoci giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che apriamo con la Serie B.
Una serata esaltante, quella che si è consumata ieri per il Pescara. Dopo un'ora di gioco deludente in balia del Cosenza, i biancazzurri si ridestano e con un finale rabbioso ribaltano il risultato grazie alle reti dei giovani Zappa e Bocic. Inutile il vantaggio dei Silani con Asensio, una vera e propria altalena di emozioni che consente al Pescara così di ritrovare una vittoria che all'Adriatico Cornacchia mancava da 3 mesi. Il servizio. Notte dalle mille emozioni allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, dove dopo 3 mesi Pescara torna a conquistare i 3 punti al termine di una sfida che per intensità non ha lasciato davvero un attimo di respiro, con l'urlo liberatorio dei tifosi biancazzurri al 94esimo per il gol vittoria di Bocic, per le Grottaglie 6 punti in 2 partite sulla panchina del Delfino, con la storia del campionato che ora può davvero cambiare. Il tecnico abruzzese conferma il 3-5-2 di Udine con il ritorno di Melegoni dal primo minuto a centrocampo. Out per infortunio l'ultimo arrivato Pucciarelli, per il resto in campo la stessa formazione vittoriosa con il Pordenone. Il tecnico Silano braglia senza Bruccini e Masciac, risponde con lo stesso modulo degli abruzzesi. 6.000 poco più gli spettatori all'Adriatico, dove dirige Rapuano di Rimini. Il Delfino parte forte chiudendo nei primi minuti i calabresi nella metà campo, anche se al 12esimo l'occasione più ghiotta capita proprio agli ospiti con Rivier, che si ritrova il pallone fra i piedi e se ne va tutto solo verso Fiorillo, calciando poi la sfera di un soffio al lato. Dopo il buon avvio locale è invece la squadra di Braglia a farsi preferire, con Fiorillo miracoloso al 27esimo su Dorazio sul secondo palo. Passa poco più di un minuto e Rivier, solo davanti al portiere biancazzurro, si infortuna al momento della conclusione sciupando una ghiotta occasione. Il giocatore francese non riesce a restare in campo e così al suo posto entra Pierini. Finale di primo tempo amaro per il Delfino, che al 47esimo resta in 10 per il secondo giallo a Palmiero, autore di una grossa ingenuità, e che lascia così in inferiorità numerica la sua squadra nel secondo tempo. Le Grottaglie nella ripresa manda in campo Crecco per un Melegoni non al meglio, ma i biancazzurri rischiano ancora al quarto quando Pierini, in area abruzzese da ottima posizione, si impappina sul pallone permettendo a Fiorillo di parare. Ma al secondo tentativo il Cosenza passa in vantaggio all'ottavo con Asensio, che di testa su cross di Prezioso non sbaglia, regalando il meritato 1-0 alla formazione silana. Sotto di un gol e con un uomo in meno, Fiorillo e compagni vedono le streghe, anche se al 13esimo viene ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Sciaudone per un fallo su Maniero. Ci si attende una scossa in casa del Delfino, anche se per qualche minuto sono ancora gli ospiti che continuano a far vedere le cose migliori, con le Grottaglie che poi manda in campo Castanos per Del Grosso, cambiando un po' lo schieramento dei suoi ragazzi, che però pian piano iniziano poi a farsi vedere con maggiore intensità nella metà campo calabrese. Al 25esimo arriva così il gol del Pescara quando su cross di Crecco Zappa al volo fa 1-1, segnando la seconda rete consecutiva. Esplode l'Adriatico con il Pescara che si rianima e con Crecco che alla mezz'ora mette il pallone sull'esterno della rete sfiorando il 2-1. Si desta finalmente il Delfino, che spinge sostenuto dai suoi impagabili tifosi, con il Cosenza ora in difficoltà anche fisica. Al 42esimo il neoentrato Bocic ha una buona opportunità, ma Perina respinge con i piedi prima del fallo del portiere al 44esimo su Menucha in area di rigore calabrese. Rapuano assegna il penalty con Perina che salva su Galano mandando il pallone sulla traversa. Si disperano i tifosi di casa con i calabresi che invece riprendono ad attaccare, colpendo poi un clamoroso palo con Asensio al 92esimo con Fiorillo battuto. Ma questa volta il recupero è una volta tanto dolce per il Pescara, con il neoentrato Bocic che al 95esimo in contropiede va a segnare il gol del 2-1 sotto la curva nord in una serata memorabile e che si chiude con il Cosenza in 9 per l'espulsione di Canutè per doppio giallo. Al 97esimo è festa per il Delfino sotto la curva dei suoi tifosi. E a proposito della partita che vi abbiamo raccontato nell'ultimo servizio, dopo la vittoria in rimonta sul Cosenza, l'allenatore del Pescara, Nicola Le Grottaglie, è tornato a parlare sui social della splendida notte all'Adriatico. A volte puoi dominare avversari e problemi, altre volte li subisci, ha scritto il tecnico biancazzurro su Instagram. Ma le partite, in campo e fuori, si vincono anche così, alzando la testa nelle difficoltà. È così che si diventa grandi, ha concluso Le Grottaglie. Grandi ragazzi, grande curva, grande Pescara. E complimenti al Cosenza.
Andiamo ora in Serie C, archiviato il successo di domenica, per il Teramo è tempo di preparare la trasferta di Viterbo e migliorare quel rendimento esterno che è la zavorra che tiene ancora il diavolo distante dalle big del girone. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il successo rotondo con il Rende è già alle spalle, la gara con la Viterbese alle porte, perché se in casa Teramo le cose continuano ad andare per il verso giusto è lontano dal Bonolis che manca ancora il salto di qualità. I due successi lontano da casa contro Virtus Francavilla e Sicula Leonzo infatti sono un bottino che attesta il diavolo esattamente con squadre come Catanzaro, Catania e Viterbese appunto dietro il treno delle primissime che invece in trasferta hanno avuto un rendimento decisamente migliore. Si parte dalle 8 vittorie esterne di Regina, non a caso in testa, e Monopoli, sorpresa autentica del torneo, passando per i 7 squilli di Bari e Ternana per arrivare ai 5 blitz del Potenza, che tutto sommato sono un numero discreto considerando che anche l'Avellino, lontano dal Partenio Lombardi, ha ottenuto lo stesso score. Dunque è il rendimento fuori, quello che ancora tiene ancorato il Teramo al settimo posto, visto che al Bonolis il cammino è pari alle grandissime. Con 8 successi la formazione di Tedino si colloca dietro alla Regina ancora e al Catanzaro e a pari merito col Potenza, che però a differenza dei biancorossi è caduta tra le mura amiche una volta in più. Per il Teramo la sola sconfitta con la capolista, cosa capitata anche ai Lucani, che però si sono visti superare lo scorso 12 gennaio al Viviani anche dalla Ternana. Allora eccolo l'obiettivo per migliorare il posizionamento in classifica, alzare la media quando non si gioca al Bonolis. I 9 punti messi insieme finora in 11 incontri sono ancora troppo pochi, a volte anche accontentarsi di un pareggio quando vincere proprio non si può è la ricetta che Tedino cercherà di far passare, e comunque ci vorrà maggiore attenzione quando la gara è in equilibrio. Nelle occasioni precedenti il Teramo è quasi sempre andato sotto in trasferta, è capitato col Catanzaro, l'Avellino, il Monopoli, il Potenza in extremis, il Picerno, il Bari e la Cavese, e questo ha reso le gare sempre complicate, sempre alla ricerca di una rimonta che è stata completata solamente a Bari. In quell'occasione, l'unica, il diavolo è andato sotto e ha comunque strappato punti, in tutte le altre circostanze non è riuscito ad invertire la tendenza. Ecco perché la gara con la Viterbese, battuta già a Rocchi quest'anno in Coppa Italia, dovrà almeno dare 2 risposte. Il Teramo dovrà essere bravo a non andare sotto nel punteggio, tenere la gara in equilibrio per poi sferrare il colpo di grazia, come è stato con Cancellotti lo scorso novembre. Questo è l'unico ingrediente che ancora manca per potersi sedere al tavolo con le più grandi e poter guardare con fiducia gli spareggi della post-season, che potrebbero vedere più volte i biancorossi non poter contare sul fattore campo nel momento decisivo. E questo è quanto per questa edizione, vi ricordo che tutti quanti i servizi che avete visto li potete recuperare sul nostro canale YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 torna alle 19, grazie e buon pomeriggio.